con Giovanni Gasser, uno dei più grandi fotografi italiani, che vive Parigi intensamente molto spesso, un commento ovviamente su ciò che è accaduto e sulla tua, sul tuo sentimento di questo momento. Ma guarda, ero a Parigi in questi giorni, ho trovato la città estremamente contratta, estremamente spaventata, perché questo assalto, più ancora di forse di Charlie Hebdo, è stato terribile, ma però la città mi pare che ha cominciato subito a reagire. Io ho vissuto tanti anni con loro in Francia, quindi sono corso lì a essere un po' presente, diciamo, e a dimostrare che anche noi siamo vicini a loro. Però la città già il giorno dopo, due giorni dopo, ricominciava a vivere, ricominciava così a riaprire i posti, insomma, io quindi città contratta e spaventata, ma con grande voglia di combattere. Poi sono stati colpiti luoghi normali, luoghi della vita di tutti i giorni. Senti. Luoghi che magari tu hai avuto occasione di fotografare o di vedere. Oh, quindi... sì. Guarda, il grande problema è che questo, diciamo, terrorismo di nuova generazione ha capito che le nostre città sono difficilmente difendibili se colpite in luoghi come dei piccoli ristoranti o dei luoghi anche di ritrovo come la Bataclan, eccetera. No, se tu assalti l'Elysée si può difendere, ma se tu assalti dei piccoli luoghi di questo tipo diventa veramente difficile. Dicevi prima che si continua però a dare la propria arte, si continua... Senti, ognuno deve rispondere con le armi che ha. Io ho pensato in questi giorni mentre ero a Parigi che l'unica cosa che posso fare è mostrare che il nostro mondo, il nostro modo di vivere è bello e giusto. E quindi combattere, diciamo, con le armi che ognuno di noi ha e soprattutto non avendo paura. Io ho girato per Parigi, sono stato nei ristoranti normalmente, nelle terrazze del floor. Così bisogna fare, credo. Ognuno di noi ha un piccolo compito in questo momento di battaglia. Grazie Giovanni per questa testimonianza. Grazie a te.